Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua nel mio canale YouTube. Oggi parliamo finalmente di Nothing One 1, un prodotto che ho testato per circa una decina di giorni, quindi un test abbastanza approfondito e che ha pregi e difetti come tutti i telefoni, ma soprattutto è un bel telefono, costruito bene, che va bene, ma che ha subito, tra virgolette, un pessimo marketing. Detto questo, andiamo ad analizzare appunto pregi e difetti e a fare una chiacchierata, la nostra solita chiacchierata, attorno al Nothing One 1. Prima di cominciare, ragazzi, io vi ricordo che è importante che se volete sostenere questo canale, queste mie recensioni, seguiate anche il canale Telegram Dillitech, dove ogni giorno trovate offerte lampo, codici sconto da Amazon principalmente, e naturalmente c'è finito anche lui su quel canale, anche lui in offerta ogni tanto, quando si abbassa il prezzo, lo trovate segnalato, quindi vi invito a seguirlo. Ma ovviamente partiamo a parlare di lui partendo dal design, perché il design è qualcosa di abbastanza unico nel panorama attuale, anche se non è unico in senso assoluto. Abbiamo già visto infatti i terminali con il retro trasparente, abbiamo in realtà anche già visto terminali con il retro dove c'erano dei LED, sebbene non contestualizzati come in questo caso, però insomma attualmente è diciamo abbastanza unico. Detto questo, comunque lui è costruito veramente, veramente bene. Ragazzi, è bellissimo da vedere questo retro. Chiaramente, come vi dicevo, è abbastanza unico con tutto quanto a vista. E devo dire che tutta la componentistica è stata studiata veramente bene per renderlo decisamente, decisamente bello. Poi ci sono altre chicche che secondo me vanno menzionate che non ho sentito detto da tutti. Come per esempio, se andate ad estrarre il carrellino della SIM, trovate la scritta proprio SIM fatta con gli stessi caratteri tipici di Nothing. Anche questa è una sciocchezza, per carità, ma è una cosa che secondo me va segnalata perché dimostra la cura dell'azienda nel produrre il suo smartphone. C'è però, ecco, una sbavatura in tutto questo che è rappresentata dalla classica marcatura CE, che deve essere posta su tutti i terminali, su tutti gli smartphone, e qui è stata posta sul retro. Nella versione bianca, quella mia preferita, quella per cui ho tardato così tanto la recensione, è meno visibile rispetto a quella nera ed è quindi, secondo me, la versione consigliata, quella bianca. Sebbene alcuni abbiano detto anche la nera non è male, e probabilmente è così, però su quella bianca, questa scritta che è così invadente, purtroppo potevano metterla su un fianco come fa per esempio iPhone o come fanno altri produttori su un fianco qua, oppure renderla ancora meno visibile. Ecco, avrebbe potuto lavorare meglio in questo senso, visto che hanno puntato tanto sul design, però pazienza, insomma, sono dettagli. Per il resto bene, il comparto fotocamera è un po' rialzato, ma è ok, molto bene il frame che è in alluminio riciclato, è fatto squadrato in stile iPhone, sembra proprio un iPhone, infatti per chi non ha l'occhio attento, non è, diciamo, ben informato, a prima vista potrebbe farlo sembrare proprio un iPhone, però abbiamo un audio stereo che funziona veramente, veramente bene, i pulsanti che sono posti in posizione, diciamo, uno da una parte e uno dall'altra, cosa che a volte potrebbe dare un po' fastidio, far partire qualche screenshot, e poi sulla parte frontale soprattutto abbiamo un display che è veramente bello, questo bel display che adesso vedete sparato qua, però un display che è bello prima di tutto appunto sempre per il design perché ha le cornici che sono praticamente simmetriche, che quindi vuol dire che in tutto quanto il bordo, lungo tutto il bordo, avete la stessa distanza tra bordo e display, soluzione che dal punto di vista puramente visivo è tanta roba veramente, ma anche in questo senso comunque lui non è l'unico Android, nemmeno attuale, che ha questa scelta, che ha questa, diciamo, visione, perché anche un S22, per esempio, è fatto allo stesso identico modo. Tra l'altro, rispetto all'S22, rispetto ad altri terminali, qui è vero che le cornici sono simmetriche, ma sono anche leggermente più spesse rispetto ad altri. Quindi, bene, benissimo, a me piace, però insomma, non è tutta questa innovazione stratosferica, ecco, diciamolo. E in più il display ha subito, diciamo, un taglio, nel senso che lui è un 6,55 pollici, HDR 10 Plus, che si vede molto bene, profondità e colori a 10 bit, però ecco la luminosità che era prima massima 1200 nits, poi è stata dichiarata limitata via software a 700 nits, cosa che può vuol dire, può non vuol dire, però essenzialmente è, diciamo,
alla fine, a livello pratico, lui si vede bene in tutte le condizioni di luce, non c'è nessun problema nemmeno durante le giornate più assolate. Chiaramente non si può mettere e paragonare rispetto, diciamo, ad altri prodotti che sono top di gamma, però tutto sommato, ripeto, si vede bene. E in più abbiamo la classica frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che è di tipo adattivo. Quindi sì, con lui tutte le visioni e tutte quelle, diciamo, animazioni sono molto veloci, sono belle fluide, ecco, questo c'è assolutamente da dire. E in più benissimo, molto bene, anzi più che benissimo, la vibrazione aptica, che è buona, bella secca, è un pochino rumorosa dal mio punto di vista. Quindi per esempio, se avete la vibrazione aptica attivata di sera, avete di fianco qualcuno che dorme, potrebbe essere un pochino infastidito, ma però, ripeto, è veramente secca, bella, molto bella la vibrazione. Oltre a queste cose, poi c'è da dire che sul fondo, come vi dicevo, abbiamo la Type-C e abbiamo poi sulla parte frontale anche uno sblocco con l'impronta. Sblocco con l'impronta che funziona molto molto bene, che non ha nulla, non ha nessun problema, non occorre registrare l'impronta più volte, basta veramente un secondo e lui si sblocca. In più bello anche come viene segnalato questo sblocco, perché funziona, ripeto, veramente bene. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire dal punto di vista del design, più che altro dell'usabilità, è il fatto che lui è un pochino grande. Le dimensioni, diciamo che sono anche abbastanza generose, siamo a circa 160 mm per 8 mm di spessore per 75 di larghezza e quasi 200 grammi di peso, che arrivano a 200 con la cover, e essenzialmente paragonabile a un iPhone 13 Pro Max, che è abbastanza difficoltoso da usare con una mano. Soprattutto questi spigoli, diciamo, secchi, lo rendono un po' difficoltoso da usare. Ecco, dovete proprio abituarvi ad usarlo con una mano. L'altra cosa che lo rende difficoltoso da usare ad una mano è il fatto che abbia un sensore, diciamo, di posizione che è abbastanza sensibile. Praticamente basta proprio un niente perché lui giri l'immagine, e tante volte vi trovate lì che magari dovete andare col dito in fondo dall'altro lato, lo inclinate leggermente e lui vi capovolge, vedete, è successo anche adesso, e quindi quello è un po' sensibile e mi ha un po' disturbato durante l'utilizzo, ma diciamo che sono dettagli, perché per il resto, ripeto, dal punto di vista del design, dal punto di vista del display, lui è costruito veramente veramente bene. In più trovo assolutamente intelligente anche la scelta del processore. Un processore che infatti è un 778G Plus, che va alla grande, va veramente molto bene, non ha alcun problema dal punto di vista, diciamo, della velocità pura, si riesce a fare assolutamente tutto senza alcun problema. La mia versione, siccome è bianca, è la 8 256 GB, tutte ovviamente memorie UFS 3.1, che quindi aiutano tantissimo proprio nell'usabilità del prodotto. Con lui quindi potete fare tutto in modo molto molto tranquillo, le applicazioni si aprono in modo veloce, le animazioni sono sempre fluide, come vi dicevo, e si può utilizzare anche per giocare, anche nei giochi, anche quelli un po' più pesanti. Lui non ha dimostrato grandi difficoltà, sinceramente non lo metterei tra i gaming phone, ma d'altro canto chi lo utilizza secondo me non lo pensa nemmeno in questo modo. Le memorie, poi la RAM è anche DDR5, altra cosa positiva, e essenzialmente è un prodotto che va molto bene, non ho veramente nulla da dire nemmeno sotto il punto di vista proprio delle prestazioni pure, nemmeno dal punto di vista poi della batteria. Una batteria che è da 4500 mAh, che può essere caricata solo fino a 33 watt e che in più ha anche la ricarica wireless. Batteria che nel mio utilizzo mi ha dato prestazioni assolutamente interessanti. Guardate, per esempio, il primo giorno concluso con ancora il 53% di batteria e 2 ore e 15 minuti di schermo utilizzato. Un altro giorno dove sono arrivato al 10% di batteria, però avevo oltre 5 ore di utilizzo con oltre un'ora di YouTube e praticamente un'ora di Google Maps. Altro giorno ancora, sapete che ne faccio parecchi, 27% di batteria per esempio e un 4 ore di utilizzo con, per esempio, però qua in questo caso sotto abbiamo quasi 2 ore di utilizzo in background di Amazon Music. Altro giorno 44%, quasi 3 ore, anche in questo caso comunque abbiamo quasi un'ora di Google Maps e comunque Telegram è tutto il classico utilizzo, 47% in questo caso con ben 3 ore e mezza di schermo, e però non c'è Maps perché questa è stata una giornata utilizzata un po' in wifi, un po' in 4G. Ultimo giorno con il 16% ancora di batteria residua,
quasi 5 ore di display e anche in questo caso oltre 30 minuti di Maps. Insomma, in conclusione, un telefono che vi permette tranquillamente di concludere la giornata, non è un battery phone, non è stato pensato in questo senso, però funziona, devo dire, tutto sommato molto bene. E poi parliamo del software, e il software che doveva essere il suo punto di forza, la sua vera svolta, e che in realtà non è stato proprio tanto così, sinceramente, anzi, proprio per niente. E proprio a questo riguardo mi fermo e vi parlo prima del comparto fotocamere. Lascio il software alla fine perché poi è tutto un insieme, insomma, con le considerazioni riguardo alla sua, al suo marketing, a cosa non ha funzionato dal mio punto di vista. Fotocamere che vanno bene, vanno molto bene, soprattutto la principale mi ha convinto tantissimo. Le foto sono veramente ottime con questa principale in tutte le condizioni, sia di giorno dove c'è un HDR che lavora alla grandissima, che anche di notte, ragazzi, non solo di notte ma anche in quelle luci un po' medie dove di solito tanti terminali vanno in difficoltà, lui invece riprende molto bene. Fa foto ottime, veramente ottime. Mi sarei aspettato qualcosina di più con la grandangolare, visto che ha ottime qualità anche lei, ma probabilmente via software ci devono lavorare. Nonostante questo, anche lei di giorno fa ottime foto. Diciamo che con le luci medie inizia a soffrire un pochino di più, dove soffre maggiormente però è di notte, dove lì serve proprio un intervento maggiore rispetto proprio al software, alla sua capacità di elaborare meglio queste foto. Anche la frontale tutto sommato mi è piaciuta, funziona anche in questo caso molto bene la frontale, permette di ottenere selfie ottimi. Ecco, l'unica cosa che non mi ha convinto a questo riguardo è il fatto che se volete ottenere l'effetto sfocatura dovete andare sull'opzione verticale, che non ho capito, non ha tanto senso verticale, cosa vorrà dire? Boh, comunque con verticale andate a ottenere l'effetto bokeh. Detto questo, quello che non va molto bene, soprattutto per quello che costa, è ambito video, perché ambito video diciamo che ci sono prodotti che fanno decisamente meglio. La stabilizzazione è così così, ogni tanto si vede, in più c'è qualche artefatto proprio per cercare di stabilizzare il tutto, questo un po' con tutti i sensori. A parte quello frontale, dove se andiamo a riprendere con la fotocamera frontale si ferma solo al Full HD anziché il 4K delle altre fotocamere, Full HD che poi non è nemmeno tanto stabilizzato. Tutto questo poi si ripercuote anche nelle varie app che utilizzano i sensori, come per esempio Telegram, come per esempio Instagram. Insomma, non è tutto ottimizzato alla perfezione, però a parte questo, per il resto devo dire, lo ripeto, un prodotto che è costruito benissimo, che va molto molto bene, su cui non ho nulla da dire veramente, se non un rapporto qualità-prezzo che forse non è centratissimo. Sapete che io mi soffermo tanto, sempre, molto sul rapporto qualità-prezzo, e qui ecco, non è che proprio ci siamo, sarebbe più un prodotto da 400 euro, ecco, quella la sua fascia di prezzo, però insomma per l'esclusività di questa backcover ci può anche stare, però appunto lì casca un po' l'asino secondo me, ma l'asino del marketing, perché hanno voluto spacciare questo telefono come la grande rivoluzione, il prodotto che avrebbe stravolto il mercato, ma non è così, perché software è il classico software, cioè all'interno poi noi ci troviamo con Android 12 stockissimo di quello che si troverebbe per intenderci su un Pixel, che nel mio caso poi siamo a settembre ma le patch di sicurezza sono ferme a luglio, quindi nemmeno super super aggiornato, e per il resto ci sono poi le classiche cose, quelle che troviamo in qualsiasi prodotto di Google. Per carità, non ci sono bug, non ci sono problemi, cosa secondo me sempre molto importante, l'ok Google funziona perfettamente, e però per il resto abbiamo veramente le classiche funzioni. E l'unica cosa in più che c'è la troviamo nella Glyph Interface, dove ci sono qualche funzione per riuscire a utilizzare questi bellissimi LED posteriori che hanno senso, potrebbero anzi aver avuto senso, tanto senso, se fossero stati utilizzati in modo diverso, ma se voi andate anche nell'interfaccia, quello che potete fare è veramente poco, cioè potete avere il feedback dell'assistenza Google, potete avere il misuratore di ricarica, potete attivare per esempio il fatto che quando voi lo girate a faccia in giù, per intenderci, allora disattiva le suonerie, attiva solo l'interfaccia con questi LED, però tutto si ferma lì ed è un peccato perché avrebbero potuto via software farci
facessi tante più cose, abbinarlo alla musica. Pensate se facessero illuminare questi LED con quando ascoltate qualche app musicale. Un'idea, però sarebbe stata carina. Oppure una cosa ben più utile sarebbe stato magari renderli, che ne so, fatti in modo leggermente diverso, ma che fossero utilizzati per magari quando lo si utilizza come navigatore. Pensate che comodità, magari con un LED che vi indica la strada e che poi si esaurisce man mano che vi avvicinate, poi che si illumina il LED centrale quando è ora di svoltare. Sono tutte idee. Quanto avremmo consumato di schermo in meno, no, di batteria, se avessi utilizzato i LED in questo modo, e invece non è stato fatto nulla. Essenzialmente è un telefono che va bene, va benissimo, ripeto, ma non è nulla di innovativo, non è nulla di straordinario, se non appunto il fatto che vada bene. Ecco, questo è un po' quello che dovevo raccontarvi, questa è un po' la chiacchierata che ho fatto su questo Nothing Phone One, che mi è piaciuto, ma che, ripeto, non è nulla di straordinariamente innovativo, però va benissimo, ragazzi, un gran bel telefono al prezzo giusto, lo consiglio assolutamente. Questo è tutto, ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, e noi ci vediamo ad un prossimo video.